Adesso andiamo alla scoperta di un personaggio davvero unico. Accoglie a casa sua animali di ogni tipo, dai leoni ai gufi, per curarli o addestrarli. L'ha incontrato la nostra inviata, Valentina Bisti. Accarezzare una tigre di 140 kg, darle da mangiare e sentirsi a proprio agio, per Gianni Mattiolo è vita quotidiana. E così entrare nella sua casa, nel suo giardino, vuol dire catapultarsi in un altro mondo. Vieni a dare bacio a papà, vieni a dare bacio a papà, vieni. Ma ciao. Per chi non lo conosce può sembrare una pazzia, ma con lui, addestratore e psicologo, leoni, tigri e leopardi diventano dei gattoni. Il messaggio che io voglio dare non è quello: guardate che i leopardi sono buoni o i leopardi sono cattivi. Il messaggio è: qualsiasi animale buono e cattivo, bisogna chiaramente intanto rispettarlo, ma seconda cosa anche vedere che giornata c'ha, perché loro sono come noi e essendo come noi hanno la giornata sì e la giornata no, e quindi può avere una giornata no, senza nessun problema, insomma. Sansone oggi è nervoso, voglia di visite e Gianni sta alla larga. Invece per Abu, leone bianco di 8 mesi, coccole e biberon sono una gioia. Un rapporto basato sulla positività. Lo stimolo positivo è quello che fa sì che l'animale abbia il piacere di stare con me, perché comunque c'è qualche cosa di positivo connesso, che possono essere le coccole, oppure può essere anche il latte. La sua casa è diventata un ricovero per gli animali abbandonati o bisognosi di cure. Nel weekend si trasforma in un parco per chi vuole comprendere il loro mondo e si fanno anche corsi per manager. Sono riuscito a ottenere degli ottimi risultati a livello di comportamenti, utilizzando le stesse tecniche che utilizzo con tigri, leoni o gufi. Solo felini. Per Gianni sbaciucchiarsi con Pandora la puzzola o giocare con Tato, il gufo reale, è sempre una emozionante consuetudine. Cool boy.